all'alba della piattaforma YouTube, tra il 2004, il 2005 e il 2006, moltissimi contenuti che si riuscivano a reperire soprattutto erano video non legati fra di loro, ancora non c'era una cultura del vlog, ancora non c'era una cultura dei contenuti costanti, però già allora cominciavano a nascere e svilupparsi i primi canali destinati soprattutto alle guide pratiche, al do-it-yourself, a spiegare come realizzare determinate cose. Io stesso, nel 2005, 2006, 2007, sono stato un utente attivo su YouTube e ho cominciato ad approcciarmi alla piattaforma proprio cercando determinate guide pratiche, cercando determinati do-it-yourself, cercando determinati life hacks, ed ecco quindi che non c'è da stupirsi se ancora al giorno d'oggi tantissimi contenuti di successo sono appunto questi do-it-yourself, questi life hacks, queste piccole cose da farsi da soli letteralmente in 5 minuti, e moltissimi di questi canali stanno avendo successo con video molto leggeri, molto semplici. Ci sono tantissimi canali da 5 Minutes Craft in poi che fanno vedere una serie di piccole cose che si possono realizzare in casa, anche molto semplici, anche stupidine volendo, però è appunto il successo di avere questi canali che realizzano questi video con anteprime coloratissime, con contenuti molto semplici da realizzare, video che non hanno neanche bisogno di una voce fuori campo che spiega le cose, basta mostrarle a video direttamente, quindi sono video che riescono ad avere facilmente successo un po' in tutto il mondo, perché non hanno limitazioni linguistiche. Soprattutto ci sono progetti colla colla a caldo, migliaia e migliaia di video di cose che si possono fare colla colla a caldo. Ora, visto che questo discorso permette di realizzare velocemente canali che possono avere un discreto successo, un network, un MCN con sede in Ucraina ha pensato bene di realizzare una serie di questi canali, tutti quanti correlati fra di loro, e questi canali realizzano tendenzialmente quasi sempre gli stessi life hacks a rotazione, si passano i video l'un l'altro, sono materialmente tutti sotto lo stesso network, tutti con gli stessi attori, magari c'è un canale in cirillico, un canale in spagnolo, un canale in italiano, un canale in francese, tutti quanti sembrano chiaramente fare capo allo stesso network e allo stesso team di persone che le realizza, anche perché ogni volta che compaiono delle persone in video sono sempre le stesse. E qui però veniamo a questo punto a una puntata di Not Exactly Normal con Dylan Dubois che ha pubblicato qualche tempo fa. Puntata vi lascio linkata sul doobly-doo e sulla scheda, puntata in cui si parla proprio di questo boom di canali do-it-yourself del network ucraino e di questo discorso legato anche al fatto che moltissimi di questi video finiscono molto facilmente sulla piattaforma YouTube Kids, nonostante vengano mostrati dei gesti e delle attività che magari possono anche essere adatti a un pubblico di bambini, ma purché siano cose che vengano realizzate sotto la stretta e importante supervisione di una persona adulta, e ci sono delle cose che compaiono ogni tanto che magari non è il caso di realizzare. Io ho anche visto dei video in cui si realizzano dei life hacks modificando dei petardi per costruire dei piccoli ordigni artigianali, che non mi sembra una cosa molto adatta ad un pubblico di bambini. Ma il più delle volte ammetto che sono life hacks innocui, sono delle cose carine, delle cose simpatiche, delle cose che magari anche se uno non le realizza si limita a guardare il video e dire «beh sì, carino». Però proprio parlando del discorso della colla a caldo, qualche tempo fa William Osman ha voluto mettere in guardia sui rischi legati ad alcuni di questi progetti, che vengono presentati con dei video colorati, con delle musichette allegre, ma che nascondono dei rischi non indifferenti. Anche il video di William Osman di cui sto parlando lo lascio linkato sul doobly-doo e sulla scheda, e vi spiego di che cosa si tratta. C'era un progetto che aveva molte migliaia di visualizzazioni, questo progetto al momento è stato rimosso da YouTube. Non sappiamo se è perché c'è stato un boom di segnalazioni del video, o perché l'autore originale ha capito l'antifone e ha preferito rimuovere il video. Fatto sta che praticamente il video presentava un progetto per costruirsi una pistola per colla a caldo in casa, utilizzando pezzetti di cartone, elementi di una lattina di alluminio ritagliati con la forbice, del filo al nichrome e
la corrente elettrica di casa. Praticamente nel progetto si fa vedere che intorno alla lattina di alluminio arrotolata si avvolgono una decina di spire di filo al nichrome e lo si collega poi direttamente a un filo che va alla presa di corrente. Una cosa completamente assurda e fuori dal mondo. Infatti William dice: allora, con mezzo ohm per metro, con 12 giri, con la 110 americana, questo affare si ciuccia via all'incirca 18 kW, sufficienti per far saltare il cosiddetto circuit breaker, il limitatore di potenza. Dopo aver fatto questa analisi veloce, considera anche che però il video ci mostra una presa elettrica europea o paneuropea, quindi una presa elettrica di un ambiente dove non c'è la 110 americana, c'è addirittura la 220, la 230. Una situazione di pericolo ancora superiore. E per farci capire qual è la situazione di pericolo che c'è, prova a realizzare il progetto e quello che viene fuori, appunto, è questa pistola, presunta pistola per colla a caldo, che non appena viene attaccata alla corrente elettrica, il filo diventa immediatamente incandescente, tende a far saltare il circuit breaker, quando non salta il circuit breaker si fonde il filo, comincia a sputacchiare scintille. Ripeto, una cosa di una pericolosità folle, presentato come «Ehi, costruisciti una pistola per colla a caldo in casa, guarda! Un po' di cartone, un po' di colla vinilica, un pezzetto di lattina, un po' di sputo, avvolgi del filo, attacca con lo scotch e collega alla presa elettrica!» No! E questo no! Insomma, ci sono progetti dove si presenta la lama del taglierino che viene scaldata con un accendino, non è uno strumento esattamente adatto ad un bambino. Io ho sempre guardato con curiosità, ma niente più della curiosità, molti video do-it-yourself. Qualcosina mi è capitato di realizzarlo, ma moltissime cose le ho guardate con un semplice sorriso, senza collegare in certi casi la pericolosità intrinseca delle situazioni che venivano mostrate, finché non ci ho pensato a mente fredda. E quindi vi chiedo: secondo voi, questa tipologia di video rappresentano un pericolo, dovrebbero essere gestite un pochino meglio, oppure no, sono dei video che comunque mostrano dei giochetti abbastanza semplici, dovrebbe essere chiara la pericolosità del compiere questi atti, quindi non ci dovrebbero essere grossi problemi, dovrebbero venire regolati più pesantemente, dovrebbero venire considerati come un passatempo, dovrebbero essere considerati come uno strumento utile della piattaforma YouTube? Vi è capitato di vedere dei video, dei life hacks, dei do-it-yourself, che però, a pensarci a mente fredda, sono delle attività molto pericolose? Parliamone nei commenti qua sotto, oppure su Twitter con l'hashtag DDVOTR. Io adesso comincio a guardarli sempre più con una positiva diffidenza, per così dire, ma vorrei un po' sentire la vostra. Bene ragazzi, io sono Grizzly, e anche per oggi ho concluso. Se sono riuscito a farvi riflettere sull'argomento do-it-yourself e life hacks, come sempre vi invito a fare pollice in alto e a condividere questo vlog con i vostri amici, anche su WhatsApp o Telegram. Magari condividetelo con i vostri amici che sono appassionati di life hacks, di questo tipo di attività. Vi ricordo, se non l'avete già fatto, di iscrivervi al mio canale YouTube, è gratuito, e assumerete subito quel buon profumo di nuovo iscritto che ci piace così tanto. E tranquilli, per assumere questo buon profumo non c'è bisogno di prendere il taglierino o la colla a caldo, basta solo iscriversi, non c'è nessun pericolo, fidatevi! Inoltre, se seguite il mio canale Telegram, lo trovate linkato sul doobly-doo e sulla scheda, riuscirete anche a ricevere una notifica ogni volta che pubblico un nuovo video. Infine, se c'è un argomento che vi piacerebbe io trattassi in Diario di Viaggio on the road, potete farmi sapere anche quello in un commento qua sotto. Come sempre, grazie per essere arrivati in fondo al vlog, ciao a tutti e ci vediamo alla prossima!